Salve signori, s'accostino pure, giacché un'altra storia mi accingo a narrare. Si narra di scandali, trame d'amore, ma col mitologico nulla a che fare. Tengo meco un libercolo grazioso di un tal D'Artagnan. Che nome curioso, eppure quel nome la mia curiosità ha solleticato, ma da qui a costruirvi una storia. Sebbene sia alquanto tentato, qualcosa che resti a memoria di tutti. Pure di coloro che fintamente indignati si accostino alle pagine ingiallite per trovarvi di dame, re e soldati. Se immaginarsi vuol, si potea puta caso pensar di un guascone rampante partito dal Burn sul suo ronzinante, un paglierino cavallo, una dama, anzi no, ordire la trama, un astioso rivale, un duello che vale, maestosa beltade di una città. Parigi, senz'altro, non vi sia inganno. Lotte politiche e due poteri nella capitale, quello del re e quello del cardinale, due regali sederi ma un solo scranno. Vi narrerò di quella Parigi di Richelieu divisa tra i suoi capricci e quelli del re. Venite, miei personaggi, vi attendo. Mi metto comodo, anzi no, mi spendo. Mi spendo per trovarvi, verrò a cercarvi io. Ma vi giuro, ciò che è nato è davvero tutto mio. Vita ad aspettare che Dumas mi venisse a trovare, che venisse a sbirciare dalla porta, bussasse e col suo modo di fare molto, molto saccente e contemporaneamente anche molto sicuro di sé, mi infondesse a me quello che a me manca, un po' di autostima in effetti. Dumas mi ha suggerito ogni parola di quello che io ho scritto, semplicemente che avevo bisogno di operare con delle condizioni diverse da quelle con cui ha operato lui. Il prologo è una citazione fortissima di ciò che lui fa nel romanzo, sente il bisogno di giustificare il motivo per cui scrive quell'opera e sfogliando tra i conti tra i fogli volanti del Conte della Ferra, una cosa così, trovo quei tre nomi, Athos, Porthos e Aramis. Uno per tutti e tutti per uno. Non siete preparati, eh? E quale sorpresa quando, sfogliando delle pagine volanti di un Conte della Ferra, una cosa così, trovai questi tre nomi, Athos, Porthos e Aramis. D'Artagnan è quell'eroe che tutti un po' invochiamo, anche se inizialmente nell'opera appare come un anti-eroe, come una persona ingenua, una persona eccessivamente focosa ed eccessivamente sfrontata. Ma un trio del genere senza qualcuno che li possa destabilizzare? Sono nulla, ci vuole qualcuno che possa portare la spada, accenderle a singolar tenzone, ci vuole un guascone. Quel tal D'Artagnan di cui ho parlato poc'anzi, con un servo alle spalle e un futuro dinanzi, un uomo più grande del sogno in cui spera, un uomo sfrontato, un uomo bello. E poi però nel secondo atto, ma comunque con il dispiegarsi della storia, comincia a prendere consapevolezza di qual è il peso politico che che si sta svolgendo, che si sta dispiegando attorno a lui. Lui ne prende coscienza e in quel momento cambiano le sue priorità, cambiano i suoi obiettivi, cambia il suo compito come attore. Sì. Che appartiene a tutti i tuoi antenati. Difendi la costa della vita. Sì, padre, lo farò. E di consigli che ti ho appena dato. Padre, sì, ho capito. Sì, padre. Abbi cura di te e cerca di sopravvivere più a lungo che puoi. Sì, padre, sì. D'Artagnan è un grande sognatore. Ho puntato nell'interpretazione su questo. Ama sognare, ha un grande sogno, diventare moschettiere. È un sogno che parte sin dall'inizio come mitizzato, ma che in seguito, tramite degli eventi sia piacevoli che spiacevoli, cambierà e muterà in realtà, diciamo. In questo tempo
esattamente un desiderio, un accorato inno che chiunque sul palco fa al pubblico per tentare di far comprendere, di chiamarlo ad un atto eroico, fosse anche appunto quello di saper raccontare di una storia e di farlo con convinzione, senza paura. E il prologo, peraltro, è adattato nell'occasione dell'infierata per i tempi bui che viviamo, invita ogni uomo ad essere Athos, Porthos, Aramis, a essere D'Artagnan, a essere tutti per uno e uno per tutti, che non è un motto così semplicistico o così semplificato come oggi la società lo fa apparire. Guardate bene, allora, la cosa, la storia ci ha insegnato. Ricordate, ve ne prego, i nomi di quegli eroi che si sono battuti per ciò in cui credevano. Eroi di onore e di santità che non hanno rincorso la loro fama, ma che hanno a cuore il destino dell'umanità intera, senza alcuna distinzione di razza o di rango. E se devono scegliere, se salvare un cavallo o un asino, sacrificano se stessi pur di salvarli entrambi. Assume tutti quei significati, eroi perché sono gli eroi coloro che si occupano della sanità, che salvano le vite, che si occupano della politica, di una politica consapevole, una politica costruita per il popolo, con il popolo e verso il popolo. Il popolo sarà sovrano fino a quando avrà coscienza di se stesso, che avrà il dovere di reclamare il diritto di esprimere la propria opinione, una classe politica consapevole alla salute e alla sanità. Tua e i tuoi figli, eroi che devono far udire la propria voce perché non c'è più tempo. Siate tutti Porthos, Athos, sia la Liste, siate tutti D'Artagnan, ma soprattutto siate tutti per uno. Popolo è il destinatario ultimo della politica e questo ancora non è stato compreso bene. A mio avviso non è assolutamente chiara la nostra classe politica. Dico questo perché ci servono eroi, è per me il motivo per cui l'opera ha bisogno di essere in questo momento raccontata, ecco perché abbiamo voglia di raccontare di questi tre moschettieri. E poi, in ultimo, devo dire che è il modo in cui, questa è la cosa più bella che mi fa vibrare nel momento in cui io sento questa musica, che è il modo in cui la cantano, che la canta il modo in cui la canta il cuore d'Argante. I Tre Moschettieri è una storia per me estremamente stimolante. Sono sempre stato particolarmente colpito, particolarmente propenso a leggere i libri di avventura. Già a 14 anni avevo letto tutta la trilogia dell'Alexandros di Massimo Manfredi, di Valerio Massimo Manfredi, uno dei libri più belli che io abbia mai, proprio dal punto di vista del racconto, di quanto fosse avvincente. I Tre Moschettieri di Dumas mi colpisce per la cura dei dettagli e caratterizza i personaggi. Fa delle pennellate estremamente precise sui suoi personaggi, sui suoi eroi e sui suoi antieroi. Questo volto scuro di Rochefort, di quell'uomo che inizialmente lo provoca, no? Che poi nel racconto insomma diventerà il suo più acerrimo rivale. Ma tutti i personaggi sono, ripeto, hanno veramente una caratterizzazione talmente tanto forte che mi sono passati davanti con una precisione che mi ha permesso di dipingerli con grande facilità e naturalezza. Porthos è un uomo forte, rude, ma anche un uomo pieno di umanità. Lui, così come me nella vita reale, cerchiamo di prendere il tempo che scorre molto alla leggera e cerchiamo di non prenderci mai veramente sul serio. Anche se quando c'è da prenderci le nostre responsabilità lo facciamo con tanta veemenza. Siamo due uomini di sangue in realtà, sia io che Porthos, e quindi questi sono fondamentalmente i punti in comune che mi sento di avere con il mio personaggio. Mi farò perdonare stavolta, raccolgo la cosa che ho fatto cadere, col denaro destinato per apprezzare il mio buon cavaliere. Pretensuare che prendo denaro da donne come un ladro qualunque. Benissimo, signore, ma parla di fatto. Cafone! Vediamo. Diciamo
che Athos, come tutti e tre i moschettieri, all'inizio aveva perso questo senso, diciamo si era lasciato andare al vino, aveva perso il senso della giustizia che poi è tipico dei moschettieri, fin quando incontra D'Artagnan, che diciamo riesce a far uscire questo lato di Athos. E questo sì, è un lato che ho in comune con il personaggio, anch'io ho molto senso del dovere. E anche la barba che ora non si vede perché non me la sono preparata. Mi intrigava, intanto per il forte senso dell'amicizia che c'è in lui, così come negli altri due. Aramis è uno dei tre moschettieri ed è questo che li accomuna, un forte senso dell'amicizia. Un'altra cosa è il suo carattere riflessivo. La regina mi piace molto come personaggio. Forse nel personaggio rivedo il senso di responsabilità, il peso della responsabilità delle sue azioni, l'idea che ci sia un bene da tutelare, la voglia di difendere ciò che è giusto, ciò che è buono. Non mi rivedo in lei nel rapporto di infelicità a livello di amore. In questo trovo una difficoltà, perché lei interpreta il ruolo dell'amante, però in questo senso la sua sofferenza, ecco, è una cosa un po' difficile, però sicuramente di lei mi piace l'idea che rinunci ad un capriccio personale per difendere il popolo e sì, far emergere il bene soprattutto. La parte meravigliosa e interessante è il cattivo. Il cattivo solitamente è sempre quello più intelligente di tutti, che poi alla fine va male perché c'è sempre vissero felici e contenti. E l'astuzia del cardinale è lo specchio di quello che può essere anche la società eterna come comportamento, perché è quello che di fronte alla sete di potere scavalca qualunque tipo di principio morale, vestendosi della moralità della Chiesa sostanzialmente. Quindi sono quelli che fanno il peccato giustificandolo da una morale fasulla che non ha internamente, quindi c'ha anche degli impulsi anche sessuali, carnali nei confronti delle persone col quale interagisce, e gioca molto sulle debolezze degli altri. Milady è una spia, quindi è tra i cattivi, è una degli antagonisti. E mi piace perché ha quell'alone di mistero, quella sensualità che l'ho vista in pochi personaggi. Per questo mi ha anche fatto avvicinare a lei, mi sono innamorata per questo. Aveva già tutto in mente, aveva già sapeva benissimo i tempi, le canzoni, cosa succedeva, i temi, gli accordi. Ecco, quindi è stato un processo che piano piano è partito dal primo brano. Cioè, io l'ho ascoltato un po' tutti, lui me li faceva sentire con il pianoforte, con gli accordi e col tema della voce, e piano piano, un brano alla volta, io ho lavorato per quello che mi veniva in mente, ecco, quello che dovevo io crearlo poi nell'orchestrazione. E piano piano, un primo pezzo, poi un altro pezzo, e poi
le mie idee, le sue idee sono confluite, diciamo, in un unico corpo, e alla fine siamo arrivati a questo bel risultato. Sì, lui è arrivato proprio a fare, cioè proprio il laborlime, perché poi a un certo punto questi temi avevano bisogno chiaramente di trovare tutto il loro motivo, la ragione di esistere, quindi anche la profondità, i dialoghi tra gli strumenti, la possibilità di associare uno strumento ad un personaggio, che questo è fondamentale, il corno per Athos, oppure la tromba per D'Artagnan. Così come anche l'arpa che accompagna alcuni personaggi femminili, sono solamente alcune delle piccolissime citazioni che sono contenute dentro il nostro lavoro comune, perché poi eravamo sempre seduti insieme e mai, non c'è stato mai un attimo in cui ci siamo trovati, devo dire, straordinariamente, una cosa veramente fuori anche dal comune, in disaccordo. Mai. Veramente mai, ma non è quelle, sai, quelle cose che si dicono, ah no, ci siamo trovati e poi magari ci siamo scannati. No, è stato veramente così, cioè nel senso che siamo andati, ci trovavamo sempre d'accordo sull'arrangiamento, d'accordo sull'equilibrio, l'armonia di un brano, la trovavamo insieme. Lui ovviamente mi faceva delle proposte in realtà che si sposavano perfettamente con quella che era la mia idea originaria, la mia idea madre. Successo, giovane uomo, forte e robusto, ed ora che parte e fare il mestiere. Di far l'amore anche in mezzo al trambusto sarà una vita di immenso piacere. Questo è uno dei due abiti della regina, ne sono stati realizzati due. Questo è il... come si chiama? Mugiere. La Gorgera. Gorgera, mia madre sa i termini più tecnici, è stata realizzata questa passamaneria, è stato arricchito questo costume ovviamente per renderlo regale. Allora ragazzi, quando li salite? Allora, voglio per te, voglio per te. En cuanto al arte, en cuanto a la expresión del cuerpo, en cuanto a la esquerma, sí, porque he hecho la esquerma. Y esto es un intercambio, sí. Le ragazze, yo y le ragazze, siamo tutti entrambi per fare il lavoro, no sono loro, io che faccio il lavoro a loro. Siamo un compendio di energie. Sono molto molto orgoglioso, molto molto fiero, e non lo voglio dire da padre, lo voglio dire da persona che da un membro che vive la cooperativa da dentro, che vive la compagnia da dentro e che l'alimenta come fanno tutti gli altri. È un miracolo, questa cosa è un miracolo per me, è il valore di un miracolo autentico.